io avevo detto che la squadra era in crescita, ma la crescita non è soltanto attraverso le cose visibili, quelle che tutti guardano, che può essere la prestazione, la partita, il risultato. No. La crescita di una squadra consiste anche in altre cose che sono quelle che nessuno vede, ma che si respira all'interno di un gruppo, di uno spogliatoio. E da questo punto di vista la squadra è cresciuta, io spero, dovrà continuare a crescere, non dovrà disperdere quello spirito di unione e poi alla base anche per conquistare un risultato, per mantenere un risultato, per rinforzare lo spirito dentro una partita per il risultato, perché oltre alle qualità tecniche, tattiche, di organizzazione, di preparazione della partita, concorre in maniera forte lo spirito, l'identità, andare tutti insieme a fare la guerra. Ecco, questa è nella sostanza.